Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Lo so, dopo tanto tanto tempo, ma purtroppo per questioni lavorative ho dovuto lasciare un po' a parte il canale. Ora ritorno con un video che avrei voluto fare 2 settimane fa, ma dopo aver sentito il parere di tanti esperti, ingegneri, gente che insomma se ne intende più di me, ho deciso di farlo oggi, dopo la seconda gara di Formula 1. Dopo aver visto la Ferrari nel Gran Premio di Bahrain fare una figura non molto bella, una pista che comunque ha tanto usura a livello pneumatici perché va bene, è una pista che ha l'asfalto più abrasivo tra tutte le piste di questa stagione, ho deciso di dire vabbè, vediamo un po', anche le curve sono un po' specifiche, magari hanno ragione gli esperti, diamo un po' di tempo, vediamo un po' la seconda gara. Cosa accade su una pista che, come quella dell'Arabia Saudita, che ha un livello di usura dei pneumatici che, insomma, non esiste, non è inesistente. Quello che abbiamo visto, ragazzi, è che su questa pista, che ha un degrado molto basso, una pista dove le curve sono velocissime, beh, sorpresa sorpresa, la Red Bull comunque è stata dominante. È stata dominante a tal punto che già purtroppo la Mercedes ha deciso che doveva abbandonare questa filosofia che hanno di zero sidepods, senza pance, e la Ferrari mentre tanto ha perso, diciamo, il suo aerodinamicista referente Sanchez, che ha deciso di lasciare la squadra, la scuderia. Sorpresa, sorpresa? Beh, dopo quello che abbiamo visto io direi di no. Ragazzi, la Ferrari, conclusioni, ha un gap di circa un secondo e mezzo dalla Red Bull. Un gap che, per chiunque che abbia visto la Formula 1 dell'era moderna, io direi al 99%, 95% sicuro, tranne gravissimi problemi di affidabilità come ne ha avuto la McLaren nel 2005, ma ragazzi, questo dovrebbe essere un gap non colmabile. La Ferrari non dovrebbe lottare per il campionato del mondo 2023 di Formula 1, né piloti né costruttori. Mi dispiace, ragazzi, è quello che penso. La macchina che ha sfornato la Red Bull, un'evoluzione su un concetto vincente come era quello della passata stagione, macchina effetto suolo di Adrian Newey, macchina che Adrian Newey, sulle quali la tesi l'aveva fatto sulle macchine effetto suolo, Adrian Newey, per cosa se ne intende? Beh, insomma, si è dimostrata la filosofia vincente e sicuramente la Mercedes copierà la Red Bull. La Ferrari ha continuato ad avere queste vasche sui pontoni, meglio le vasche le dobbiamo lasciare magari per il bagno, qua invece magari io direi concentrarsi, cercare di fare un design simile a quello della Red Bull. Triste pensare che la Ferrari purtroppo per sacrificare diciamo, il 2022, perché come aveva detto Mattia Binotto, una frase che non mi scorderò mai nella mia vita, se non il problema della scuderia Ferrari, non abbiamo vinto questo campionato perché non avevamo una macchina non vincente, dominante. Dominante. Ah, ragazzi, che parola, che parole che ha utilizzato Mattia Binotto. Per vincere la Ferrari deve avere una macchina dominante, altrimenti non lo può fare. Non vincere come nel 2021 ha fatto la Red Bull contro la Mercedes, la Ferrari non lo potrebbe mai fare. Errore madornale. La Ferrari in teoria aveva abbandonato lo sviluppo della macchina 2022 per questa macchina che doveva essere molto ma molto più veloce. Un secondo giro, beh, non è stato abbastanza. Ora che si fa? Insomma, la persona che ha pensato questa filosofia non c'è più. Io direi, ragazzi, che bisogna concentrare tutti gli sforzi sul 2024, piaccia o meno. Cosa farei io? Beh, cercare di almeno cercare di soluzionare la maggior parte dei problemi che io possa.
La Ferrari a livello strategico non ha più Iñaki Rueda, che ha sbagliato costantemente da quando è entrato in Ferrari, mi pare 2014-2015 fino al 2022. Ora c'è comunque nel muretto virtuale, ma non ne azzeccava una. Io non so se ne mancava supporto, che veramente, ragazzi, se ne mancava supporto lo doveva dire, ma non ne azzeccava una, quindi è stato rimpiazzato. Capo aerodinamicista, mi pare Sanchez, se ne va. La power unit, insomma, a livello affidabilità, la Ferrari sta combinando un disastro totale. Ne ha perso due centraline in due gare, quindi le due prime gare della stagione. Quindi ha già dovuto penalizzare una cosa clamorosa, ma vediamo, in teoria l'hanno risolto questo problema. Quindi magari si devono concentrare a risolvere anche questo piccolo problema di affidabilità. E dopo, ragazzi, non lo so, ci sono tanti problemi, cara Ferrari, ma a livello personale vediamo, dobbiamo vedere a livello risorse umane come siamo davvero messi. Alcune persone mancano, magari anche altri ci sono, ma non sono supportati abbastanza, non sono nel ruolo che dovrebbero ricoprire. Non lo so, si dovrà vedere. Ora, il timone della scuderia, Levasseur, una persona che io, ragazzi, penso, oggettivamente parlando, che non ha convinto moltissimo quando l'hanno dovuto scegliere, ma ha ricevuto tanti no. La Ferrari, a chi volevano loro che fosse team principal, di queste persone che alla fine hanno scelto Vasseur, che sembra si trovasse in una situazione già abbastanza difficile, perché Audi ha comprato la Sauber e ha deciso che no, la voleva a Andreas Seidel. Si può anche capire, stanno cercando di fare una squadra da capo, da zero, un progetto vincente, quello che vuole fare l'Audi. Vediamo, ragazzi, insomma, tanti problemi alla Ferrari, problemi di affidabilità, problemi con la strategia, che non hanno fatto bene i calcoli nemmeno oggi. Sembra comunque, stiamo alla seconda gara, vediamo un po', questo sicuramente migliorerà. Anna Schmidt, questo magari sarebbe un bel ingaggio, ma ora ci sono, sembra, altre priorità. Vediamo, ragazzi, cosa fa la Ferrari. Io cercherei di concentrarmi per la stagione 2024, tutti i miei sforzi, tutto quello che ho in ottica 2024, porterei ogni soluzione possibile pensata per il 2024, porterei anche la macchina 2024, se ci fosse, se fosse permesso, perché, ragazzi, se non sfiori il budget cap, fallo, provaci, ormai non hai molto più da perdere. La Red Bull ha una macchina vincente, sicuramente l'unica pecca, l'unico problema che avrà la Red Bull è che, come loro sono stati puniti per sfiorare il budget cap la passata stagione, hanno meno tempo in galleria dal vento, quindi questa macchina è talmente dominante che penso alla fine abbandoneranno un po' quello che è lo sviluppo su questa stagione per concentrarsi direttamente sul 2024, che, diciamo, avranno molto 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 meno tempo rispetto ai concorrenti in galleria del vento. Comunque, se la macchina verrà ulteriormente affinata per il 2024, li vedo loro in una buona posizione. La Ferrari avrà invece più tempo in galleria del vento, vediamo un po' cosa sforna. Se arrivano terzi è addirittura meglio di arrivare secondi, perché hai più tempo in galleria. Insomma, quanto più indietro arrivi, il regolamento ti premia. Per Ferrari, ragazzi, secondo è il primo dei perdenti. Enzo Ferrari, la filosofia del marchio. Vediamo cosa farà la scuderia per il prossimo anno. Questo direi che è perso. Mi dispiace molto per i piloti, mi dispiace molto in particolare mi dispiace per Charles Leclerc, perché dal 2019 è lì. E io avevo detto che la mia paura, quando facevo già gli streaming, non gli streaming, facevo i video un paio di anni fa, la mia paura, lo dicevo, 2020-2021, è che Charles Leclerc
diventasse il nuovo Gian Alesi. Beh, ragazzi, mi auguro di no. Ma sembra la Ferrari si stia intraprendendo in una direzione molto simile a quella. Me lo auguro di no, mi auguro che Basseur riesca a mettere tutte le carte in regola, che riesca a riorganizzare la scuderia e che alla fine la scuderia riesca, come è giusto che sia, come deve fare, perché ha tutte le risorse, alla Ferrari non manca niente, non è una scuderia povera, ci sono sponsor, c'è tutto, deve vincere. Già, come direi, per questo 2024 vince, per il 2023 scusate, è già difficile vincere il campionato del mondo di Formula 1, nessuno dei due campionati. Magari la Ferrari dovrebbe spostare un po' più la tensione su un'altra monoposto che hanno, molto bella, ma con ruote coperte. Sto parlando della 499P, la macchina del campionato del mondo di Endurance, che al suo esordio a Sebring è arrivata terza. Non male, è vero, perdeva molto tempo rispetto alla Toyota, ma con il balance of performance e magari con un po' più di lavoro, chi lo dice, la Ferrari potrebbe anche pensare a lottare per la vittoria nelle 24 ore di Le Mans, che sarebbe una cosa bellissima. Bellissima. Questo almeno sarebbe un po' una consolazione se la Ferrari riuscisse a vincere le 24 ore di Le Mans. Di nuovo, per la Ferrari non ci sono molte scuse, hanno una struttura molto buona, hanno tantissimi soldi e ragazzi, abbiamo in questo momento due squadre nella MotoGP che vincono non avendo le risorse che hanno le case costruttrici giapponesi. Sto parlando della MotoGP, Ducati e Aprilia, ragazzi, stanno facendo un lavoro spettacolare. La Aprilia in particolare la passata stagione ha sfornato una moto, la RSGP22, che era un sogno a due ruote, e altrettanto ha fatto la Ducati con la Desmo 16. Ragazzi, insomma, se loro lo possono fare con meno soldi, la Ferrari che ne ha tutto dovrebbe riuscirci molto più semplicemente, invece siamo in una situazione dove non ci riesce. Beh ragazzi, questo è tutto. Fatemi sapere la vostra nei commenti, magari io sbaglio, magari c'è stato qualche volta dove questo gap, qualche marchio ha vinto il campionato del mondo di Formula 1 con un gap talmente ampio di un secondo al giro. Io non riesco a ricordarmi nessuno nell'era moderna, ma magari c'è stato. Fatemi sapere la vostra se pensate che io sbaglio, se invece pensate che è andata così. Cosa dovrebbe fare la Ferrari? Cosa dovrebbe fare Vasseo? Ragazzi, è stato un piacere parlare con voi. Fatemi sapere la vostra, come ho detto, nei commenti. Se vi è piaciuto il video date like, se vi è dispiaciuto date anche dislike. E se volete iscrivetevi al canale, così possiamo continuare a vederci. Un saluto a tutti, vi auguro una bellissima giornata. Alla prossima!